Ringrazio Adriano Paris per la generosa presentazione, ringrazio ovviamente Fabio Merlini, tutti gli organizzatori di Evanos per questo invito di mia nonna, la prima volta che partecipo a Natale e lo faccio veramente molto volentieri, non soltanto per il bellissimo posto, sono venuto per assieme le conferenze, ma perché ritengo che questo appuntamento annuale vostro sia molto importante. Venendo alle nostre cose, devo dire che sentendo la presentazione di Fabio è andata crescendo la mia preoccupazione, cioè quella di non aver forse centrato bene l'obiettivo e soprattutto di essere rimasto a un livello molto inferiore quando riguarda il grado di raffinatezza dell'analisi del problema che abbiamo sentito. Infatti io vi proporrò in questa conversazione un tema molto più generale, molto più semplice, che spero possa servire come introduzione appunto a analisi più puntuali, cioè il tema della libertà morale, la discussione che qui si è fatta da tanto tempo, che si sta facendo, che si farà, che continuerà a fare, sulla possibilità di una libertà morale, di una libertà intesa come autodeterminazione dell'individuo. Come tutti sanno, le posizioni contendenti qui sono due, sostanzialmente. Da un lato, i deterministi, cioè coloro che sostengono che ogni evento è effetto necessario di un altro evento, di una serie di altri eventi, e questo vale anche per l'uomo, vale anche per l'azione umane, quindi non c'è sostanzialmente una libertà umana, e dall'altra parte gli antideterministi, come dice oggi anche i libertarians, anche in italiano si usa il termine brutto, la brutta parola libertarianismo, che è una traduzione del già non bello inglese libertarian, i quali sostengono invece che l'uomo sia in grado di un'attività autodeterminata. Ora, la mia anticipo subito le tesi, seguo un po' questa modalità anglosassone, che in realtà non amo molto, ma ritengo sia efficace, di anticipare subito quello che dirò, le tesi che dirò, anche se questo poi un po' di suspense, nel blanco, perché poi di suspense, non avremo. Comunque, la mia tesi è questa, è che è impossibile prendere posizione tra queste due schiere, che hanno due forti argomentazioni, l'una un po' di più, l'altra un po' di meno, ma hanno tutti e due i vantaggi e i svantaggi, ma non sono conclusivi. Allora, la proposta che faccio è quella di considerare queste due possibilità come due modi di descrivere la realtà. Due punti di vista sulla realtà, due standpunkt, è l'espressione di Kant, perché Kant è il mio riferimento per esaminare la questione, per partire ad esaminare la questione. Infatti nel titolo, soprattutto, è ad iniziare da Kant. Mostrerò come, secondo me, la discussione kantiana della terza antinomia contenuta nella critica della ragion pura sia un modello teorico forte per sostenere questa posizione. Un modello teorico per iniziare, non per concludere. La posizione di Kant ha anche molti punti di debolezza e cercherò di vedere come questi punti di debolezza possano, siano stati nella riflessione successiva
in parte superati e possano ancora essere migliorati. Ma questo vedremo dopo, appunto, per lasciare almeno qualche minimo residuo. Allora, adesso che sappiamo già chi è l'assassino, ne va a finire la storia. Cominciamo con il primo antagonista, il determinismo. Ora, il determinismo di cui parlo qui non è il determinismo in generale, ma il determinismo che riguarda la nostra questione, cioè il problema della libertà. Quindi è il determinismo che generalmente viene definito determinismo psicologico. Determinismo psicologico. Allora, in che cosa consiste il determinismo psicologico? La tesi del determinismo psicologico è questa, sostanzialmente, che dota con i termini. I fatti psichici sono perfettamente assimilabili ai fatti fisici, per cui vale per i fatti fisici quella stessa connessione causale necessaria che vale per i fatti fisici. Questa definizione del determinismo psicologico affonda le sue radici, è stata definita molto bene già sin dalla modernità, Hobbes, Locke, Leibniz, Hume, soprattutto, che continua a essere un modello anche per i deterministi attuali, poi John Stuart Mill, gli utilitaristi, i positivisti dell'Ottocento, eccetera. Ma il termine, ripeto, ancora anche per il sistema attuale, è proprio Hume. Per cui inizierei con una citazione di Hume, tratta dal Trattato sulla natura umana, visto che non siamo tutti italiani, cito dall'inglese: I think both from experience that our actions have a constant union with our motives, temperaments, and circumstances. Allora, tenendo conto del fatto che per Hume, constant union significa connessione, significa causalità necessaria, perché Hume è un buon empirista, ritiene che la causalità necessaria non sia dimostrata teoricamente, ma sia dimostrata empiricamente dal fatto che ci sia una unione costante tra le cause e gli effetti, questo vuol dire che Hume. Le nostre azioni sono determinate causalmente dai nostri caratteri, dai nostri motivi, dalle nostre motivazioni e dalle circostanze in cui ci troviamo. Cioè, obbedisce sostanzialmente alla legge naturale, tant'è che un paio di pagine dopo si legge: There is a general character of nature in human action, as well as in the operations of the science and the violence. Ora, questa sostanzialmente è l'argomentazione del determinismo, che grosso modo cambiano anche i termini, secondo i termini, ma rimane sempre la stessa, ed è ancora un po' questa è la tesi. Ed è una sono considerazioni filosofiche queste abbastanza forti, secondo me, che non possono essere semplicemente obliterate, cioè sono un punto in qualche modo a favore del determinismo. Ma c'è un altro elemento che ci induce a non liquidare il determinismo, come a volte devo fare, cioè il fatto che il determinismo, molto più che l'indeterminismo, riceve l'appoggio della scienza, ha in qualche modo un riscontro nelle anche più recenti scoperte della ricerca scientifica, e su queste mi dovrei soffermare. Quindi non parlerò di determinismo genetico che riconduce le scelte degli uomini a fattori ereditari, non parlerò di quella psicologia evoluzionistica che elimina le categorie agenziali o intenzionali dalla ricerca psicologica, ritenendo non scientifiche, ma mi soffermerò un attimo sulle neuroscienze, facendo due esempi tratti appunto dalle neuroscienze. Il primo consiste negli esperimenti condotti negli anni 80 e 90
da Benjamin Linden, ecco il caso che poi si può dare la prima immagine. L'esperimento è molto semplice, si chiedeva al soggetto della sperimentazione di fare un gesto volontario, senza alzare il polso, muovere un dito, eccetera, molto semplice, ma volontaria. E doveva dire quando decideva di fare questo esperimento. La strumentazione, i dispositivi strumentali erano tre, sostanzialmente. Un orologio molto complicato che serviva a comunicare agli sperimentatori quando era effettivamente una presa. Ecco, adesso voglio fare questo. Un elettromiogramma che indicava esattamente quando veniva compiuto il movimento, e un elettroencefalogramma indicava l'inizio del processo neuronale che si concludeva con l'azione, che è quella linea ascendente, che vedete fino al momento dell'azione, e poi cade improvvisamente. Ora, il risultato è stato abbastanza interessante, perché abbiamo due risultati, che vedete nella riga, nella linea in basso. Allora, il punto zero è l'inizio del movimento. 200 millisecondi prima, cioè un quinto di secondo prima, c'è la decisione consapevole, no? Ho deciso di eseguire il movimento. Ma mille secondi prima, cioè un secondo prima, inizia il processo neuronale che porta alla decisione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la decisione consapevole è soltanto un epifenomeno di un processo neuronale che inizia molto prima che noi fossimo consapevoli di fare questo. Per dirla con un altro studioso, Daniel Wegener, ovviamente nome tedesco, americanizzato, e qui un libro, un articolo significativo di Illusion of Conscious Will, dice: la volontà cosciente è come la bussola della nave, che è molto utile per indicare la rotta, non per indicare la rotta, ma non è la causa. Ora, questi esperimenti sono stati raffinati proprio negli ultimi decenni, nel primo decennio di questo secolo, forse anche ancora oltre, da John Dylan Keynes e dal suo gruppo, la Cooper Neurology, che raffina l'esperimento in due sensi, anche gli strumenti più raffinati, che le vedo nel programma, si usa la risonanza magnetica più di parametro, che permette di vedere l'emodinamica cerebrale, ma soprattutto raffina anche gli obiettivi. Non si tratta più di un singolo movimento, ma di fare una scelta, anche se elementare, cioè schiacciare uno o due pulsanti sulla base di immagini che si vedono scorrere sullo schermo. Quindi una scelta preferenziale, invece di una cosa. Ora, i risultati sono molto più delicati, perché il gap tra la decisione consapevole e l'inizio del processo neuronale non è più di circa un secondo, ma di 10 secondi. 10 secondi in tempo normale, ovviamente. E questo ha consentito agli sperimentatori, sempre di sapere molto prima dell'agente stesso che cosa deciderà. Cioè, nel primo, secondo, terzo, secondo, il sperimentatore sa già, sceglie il fatto A, sceglie il fatto B. Il soggetto che fa questo non lo sa. Fa questo è effettivamente impressionante. E quindi, io direi che la conclusione a cui giunge Francis Crick, che è un Nobel che ha scoperto il DNA, che ha scoperto il canale, che il DNA
qui non è soltanto una sconcina ipotesi, come dicevi, ma forse anche qualcosa di più, cioè non può comunque essere liquidata come la fantasia di un romanzo distopico, non ci si avrebbe tutto questo va preso ancora con il beneficio del dubbio, ma questa posizione non può essere liquidata come allora, le tue gioie, i tuoi dolori, i tuoi ricordi, le tue ambizioni, il tuo senso di identità personale, di libero arbitrio, in effetti non sono niente più che il comportamento di un'ampia organizzazione di cellule del codice e delle molecole loro associate. Ecco, questo è il determinismo, diciamo, estremo. L'altro contendente è ovviamente l'antideterminismo, o meglio libertarismo, come si diceva prima, perché l'indeterminismo o antideterminismo è un termine troppo generale, perché comprende anche posizioni che semplicemente escludono la causalità, cioè che introducono l'elemento della casualità, del caso, tra la volontà e l'azione dell'uomo non c'è nessun rapporto come in tanti altri effetti naturali. È il caso. Ma questo ovviamente non serve a difendere la libertà, perché un'azione che nasce dal caso non è un'azione responsabile, quindi non può essere un'azione libera. Tant'è che questo era uno degli argomenti usati da Hume, quindi diciamo prima, per difendere il determinismo, perché Hume diceva, pensando che lui, la causalità, l'unica forma di causalità è la causalità necessaria, cioè la determinata deterministica. Dice, ragazzi, se prendiamo un determinismo, cosa succede? Per un caso. Perché non c'è più nessuna connessione allora tra volontà e azione. E allora cade ogni forma di responsabilità. Quindi non l'indeterminismo radicale come questo, stiamo parlando non di questo, ma di un determinismo, se vogliamo, più moderato, potremmo chiamarlo libertarismo, che ritiene che ci sia una forma di causalità, non però la causalità necessaria degli indeterministi, ma una causalità agenziale. Si parla di agent possession, o diciamo meglio, una forma di autodeterminazione da parte dell'individuo. L'individuo è causa dell'azione prima dell'azione che compie. Compie qualche cosa di cui è causa senza essere causato a suo prova. Quindi c'è una causalità, ma una causalità che comincia dal soggetto. E il modello, uno dei modelli, ma secondo me il più chiaro di questa posizione, è appunto Kant, che cominciamo con la produrre, ecco, protagonista della Tierce, entra in scena adesso con un grande applauso. E inizia la libertà, ripeto, nella critica della ragione pubblica. Come definisce la libertà? Dice, Kant ist das Vermögen, einen Zustand von selbst anzufangen. La libertà è la facoltà di iniziare uno stato, un nuovo stato, una nuova condizione da noi stessi, iniziare noi stessi in una nuova condizione. Potremmo dire la libertà è la facoltà di dare inizio a una serie causale, di dare inizio a una serie causale. Difatti, poi precisa che la causalità di questo Vermögen, di questa facoltà, non dipende, secondo la legge della natura, da un'altra causa, che la necessita temporalmente. Cioè, si inizia con la causalità del soggetto. Ho cercato di illustrare praticamente questa cosa, come vedete, con l'ultima lettera, diciamo così, in cui c'è una C maiuscola e rossa, che indica la causalità del soggetto, che ovviamente ecco, quella a destra in basso. Sì, produce un effetto, questa volta sarà
a causa di un altro effetto e così via, quindi da quel momento lì può esserci anche una causalità naturale, ma la C grande, cioè la causalità che viene dal soggetto, non è effetto di una causalità precedente. È un primum movens, diciamo così. Allora, questa posizione ha un vantaggio, questa libertà, ha un vantaggio da un punto di forza che però nel stesso tempo è un punto di debolezza. Il punto di forza è che risponde a un sentimento di mediazione, che è corroborato anche dal senso comune. Samuel Johnson, il famoso dottor Johnson, che l'autore inglese, risolveva la cosa molto facilmente, diceva: noi sappiamo di avere il libero arbitrio e non c'è altro da dire. No? Dovete vedere in dimostrazione, adesso con un calcio una pietra, da un calcio un ciocco, vedete cosa può dire. Un mio collega, un collega spiritualista, una volta al termine di una cena, di una stagione familiare, mi dice: adesso per dimostrare che abbiamo il libero arbitrio, ciascuno di voi rompa un bicchiere. No, non so se è finito da morte, ma lui lo fece, proprio lui per dire. Ecco, allora adesso le argomentazioni di Dr. Johnson e di questo mio collega sono completamente deboli, ma in realtà sono le stesse che soggiacciono ad una argomentazione più filosoficamente più nobile, più valutata, che è quella di dire che la libertà è evidente, cioè di investire la libertà nel concetto filosofico storicamente nobile di evidenza. Evidenza alla base solo della libertà, di tutti un costrutto filosofico, gnoseologico, per cui tutta la nostra conoscenza deve basarsi sulla evidenza. Questo è il caso. È il caso di Cartesio, di cui infatti vorrei leggere una citazione, magari in francese, non originale, usandomi con i colleghi Carte della mia pronuncia, è tratta dei principi della filosofia, dice: «Oreste, il escrivito, che nous avons une volonté libre, et que donner son consentement, un notato nero, tambone di sangue, che se dà peut-être con te pour une de nos plus communes notions. Une de nos plus communes notions. Nous avons vu ci devant une feuille bien claire, car, au même temps que nous disions de tout, et que nous supposions même que celui qui nous a créé employer son pouvoir à notre entrée en toute façon, nous apercevions à nous une liberté si grande que nous pouvions nous empêcher de croire ce que nous ne connaissions pas encore parfaitement bien. Lo stesso dicono molti spiritualisti, sì, no? Perché veniamo alla coscienza come sede della verità, una coscienza, io credo, la mia coscienza, ora, questo è più forte, ma sono subito, e si traduce da un punto debole, perché ovviamente l'evidenza non è una cosa, vale per chi la conosce. Sono un sacco di giorni, ma è vero, io non sarei potuto, tu essere, anzi, senza ricorrere alla scienza, o pensare a quanta letteratura si dimostra azione che i soggetti compiono con la consapevolezza di essere in qualche modo destinati a compiere, no? Pensiamo a Enrico Castiglio, e quindi, cioè, l'evidenza non è una cosa. Quindi si trova di fronte a questo dilemma. Tutto per chi, come me, penso come noi,
siamo tutti sentieri, una cosa possono, diamo un orientamento a proposito della libertà morale, per chi? No, di piedi, la libertà morale sia un valore. Da un lato ci troviamo di fronte a una posizione deterministica che sicuramente dal punto di vista filosofico è più strutturata. Dal punto di vista filosofico è più forte. È stato soggetto a un'analisi concettuale di altri convincenti. E soprattutto, cosa che ormai non si può dimenticare, alla forza della vita. E dall'altro lato abbiamo una posizione libertaria che viene più incontro alle nostre esigenze, alle nostre aspettative, però dal punto di vista filosofico è sicuramente più oscura, nel senso che poggia su presupposti che rischiano di essere presupposti mistici, se non addirittura metafisici. Allora, quale può essere la posizione? Ah, prima di vedere la soluzione, vorrei ancora sottolineare, come dire, approfondire il problema, perché direi che questo dilemma è aggravato da un altro fatto. È aggravato dal fatto che quando si è tentato di mettere insieme sullo stesso piano determinismo e libertà, non si sono ottenuti dei grandi risultati. Questa linea di pensiero molto discussa, si chiama compatibilismo, appunto perché cerca di rendere, ritiene che il determinismo sia compatibile con la libertà. Parafrasando William James, potremmo dire che il compatibilismo è un termine nuovo per evitare un vecchio modo di pensare, perché in realtà compatibilisti sono tutta la storia del pensiero, no? In qualche modo era compatibilista, ovviamente senza saperlo, tornato da qui, come Erasmo da Rotterdam. Sono sicuramente compatibilisti i deterministi classici di cui abbiamo detto, no? In particolare Hume, e lì è arrivato fino alla, no, non so, a termini e elencazioni, fino ai giorni. Ora, quali sono le tesi del compatibilismo? Di cosa si basa questa tesi della compatibilità tra determinismo e libertà? Su due presupposti, due condizioni della libertà. Prima, una condizione puramente negativa, se vogliamo necessaria o non sufficiente, cioè che il soggetto che agisce non sia costretto, sia libero da costrizione, sia esterna, cioè non ci sia qualcuno che gli impedisce di fare quello che voglio, sia interna, che io non sia obbligato dall'altro e allora come si dice. E l'altra condizione più importante, quella positiva, è che l'azione sia determinata esclusivamente dalla mia volontà. Anche se, questo è il punto, anche se la mia volontà è a sua volta determinata da tutta un'altra serie di condizioni fisiche, sociali, ambientali, eccetera. Questo non conta. Perché non conta? Perché i deterministi dicono, vabbè, se è la mia volontà, questa mia volontà esprime me stesso, esprime la mia personalità. Quindi non importa che poi io sia determinato da altre cose, io sono quello. E quindi è una forma di autodeterminazione. Perché dicono sostanzialmente, non c'è bisogno, per parlare di autodeterminazione, non c'è bisogno, come fanno libertarie, di pensare ad una causalità del cirrosso che abbiamo visto, che non è determinata a sua volta da altre cose. Basta che questa causalità non sia data dal fatto che qualcuno mi spinge a fare qualcosa, ma che sia io a volerlo. Tra l'altro, i compatibilismi attuali cercano di evitare il termine volontà, che sa di essenzialismo, cioè sembra quasi un'entità metafisica che non sta bene così, e parlano di un insieme di motivi, di impulsi, di idee. Qui il discorso è proprio chiaro, perché loro dicono: sì, io sono, quando prendo una decisione, sono indotto a prendere questa decisione da un insieme di motivi, di impulsi, desideri, eccetera. Ma questo insieme di motivi, di impulsi, di desideri rappresenta la mia personalità, sono io per. E quindi io sono anche una forma di autodeterminazione, non si può dire che sono costretto da altri, perché sono io.
La critica più efficace a questo, questa forma di compatibilismo, mi pare che venga ancora una volta da Kant, che critica Leibniz, che era appunto, se serio, anche qui, un compatibilista, abbiamo visto prima che era un determinista, ed era, come quasi tutti i compatibilisti, anche lì, risultato tutti i deterministi anche un compatibilismo, cioè pensa a parte che il determinismo può andare insieme alla libertà. E cosa dice Kant? Kant dice la libertà difesa da Leibniz è la libertà di girare rosso, dato che anch'esso, una volta caricato, fa da sé i propri movimenti. Ovviamente, Kant pensa qui non un girarrotto per una modella, perché sarebbe causato da, ma un girarrotto, diciamo, automatico, a molla. No? Nel 700 c'era la mania di questa situazione, che tu hai le marionette automatiche, no? Hai le aerofobiche, ecco, che il grande meccanico può fare sempre la generalità agli indicatori. Ma non c'era soltanto questi automi che raffiguravano la figura umana. Questo si faceva anche delle macchine funzionali, come questo è molto difficile, molto difficile poter prendere. Il girarrotto automatico, come molla, la libertà è questa. Lui si muove da solo, non c'è più la manovella. Però diciamo che è libero, e mi pare che questa critica sia naturale, nel senso che è chiaro che questo discorso vale per una libertà soltanto esteriore, vale per la responsabilità che ti dico, infatti più mi pensavo a questo in realtà, più mi pensavo a questo in realtà, la responsabilità giuridica, perché il giudice deve, per giudicare, questo deve essere stato responsabile della situazione. Per essere stato responsabile, bisogna che lo sia stato uno che l'ha fatto fare, l'ha indotto a fare. Bisogna che non fosse ubriaco. Se poi ha fatto votazione, te è cattivo perché è per natura, perché la mamma non diceva da dire, questo è libero. Questo è, ma ovviamente, questo è il discorso di Kant, e questo vale per la libertà giuridica, però lo spettiamo con la libertà morale, ma non è tanto. Perché non ci accontentiamo di questo governo per avere libertà morale, che non fossimo veramente quel C maiuscolo rosso, perché l'autodeterminazione, quella causalità che fa sì che la nostra azione dipende solo da noi e non viene rinviata a nessun fattore fisiologico, ambientale, sociale. Allora, come tenere insieme le due cose? Tenere insieme le due cose. Qui viene la proposta che è importante e che io vorrei sviluppare. Non bisogna fare l'errore del determinismo, del compatibilismo, cioè cercare di tenere insieme le due cose sullo stesso piano, nello stesso discorso. Cioè bisogna, se vogliamo tenere insieme le due cose, bisogna distinguere i piani, cioè distinguere due ambiti di validità nosologica, diciamo, diversi, in un ambito vale questo, nell'altro ambito vale questo, però i due ambiti devono essere indipendenti, altrimenti ci troviamo di fronte alle forzature del contabilismo. Quindi, diciamo che occorre una forma di dualismo, per ora si limita a un dualismo, poi vediamo che il dualismo non basta, ma procedendo gradualmente nel ragionamento, diciamo che occorre una forma di dualismo. Però di dualismi ce ne sono tanti, tante forme di dualismo, qualcuno è troppo grezzo per rispondere a questa situazione, altri sono più raffinati. Una forma di dualismo relativamente grezzo, e che quindi bisogna evitare, è il dualismo ontologico, che è quello di Cartesio. Cioè, il dualismo ontologico che dice ci sono due realtà, due sostanze, sostanza pensante e sostanza estesa, anzi, sostanza estesa e sostanza pensante, la materia e lo spirito. Ora, la materia e lo spirito, in quanto sostanze, sono perfettamente indipendenti l'una dall'altra. E quindi possiamo dire
nella materia, vige nella sostanza estesa, vige la causalità necessaria. Nello spirito, l'anima, che è completamente indipendente dalla materia, invece non vivono quelle regole della natura che vivono nella materia, nella sostanza stessa, ma possono esserci altre regole. Quali sono queste altre regole? Sono le regole della spontaneità, della spontanea libertà, perché lo spirito, in base alla mia tradizione che risale a Platone, che qui viene inventata, lo spirito è attività spontanea. Quindi, nello spirito non c'è come sia necessità. Sono due cose, necessità, due cose indipendenti. Nella natura abbiamo la qualità necessaria, nello spirito dell'anima abbiamo invece la libertà. Ora, qual è il problema qui? Il problema è che l'elemento di forza e di indipendenza, per cui l'anima non soggiace, la lo spirito, pensante, non soggiace alle regole della materia, della sostanza stessa, e diventa un elemento di debolezza. Perché? Perché se sono indipendenti, come fa l'anima ad agire sul corpo? Ora, quando io dico che l'anima è libera e può operare liberamente, non voglio dire soltanto che produce liberi pensieri, ma anche liberazione, per liberi pensieri che si traducono in liberazione. Ma se queste due sostanze non hanno rapporto, questo è un grande problema, non soltanto per il marco della libertà, ma sotto molti altri problemi che qui al rispetto, qui ovviamente non tratto, è il problema della tesi. E queste due sostanze sono indipendenti, come si fa a avere questa nazione, no? Dell'animo, della sostanza indipendente, della sostanza pensante, sulla sostanza estesa da cui non dipende, bisogna creare quello che Gilbert Ryle ha definito una bellissima metafora, il problema del fantasma della macchina, il problema del fantasma della macchina. No? I fantasmi sono enti immateriali, no? Poi però agiscono sul mondo materiale, producono suoni lugubri, sbattono porte, fanno tintinnare lampadari. Ora, questa cosa, finché rimaniamo all'interno di una descrizione fantastica del romanzo dell'orrore, bene, ma non va più bene. Non si capisce come fanno la sostanza immateriale ad agire sulla sostanza materiale. Allora, per evitare questo, che cosa si deve fare? Si deve evitare il carattere ontologico del dualismo. Per dualismo va bene per ora, poi lo migliureremo. Il dualismo va bene, ma non deve essere ontologico, deve essere metodologico, cioè deve essere. Non deve riguardare le realtà, ma il modo in cui noi interpretiamo, in cui noi consideriamo, descriviamo la realtà. Allora, non due realtà separate, che non si capisce bene poi come si rapportano, ma due o diversi modi di descrivere la realtà che rimane una. Allora, qui c'è l'indipendenza dei modi di considerare la realtà, di capire la realtà, ma non c'è conflittualità. Anziché dire due modi di descrivere la realtà, possiamo dire con Kant due punti di vista sulla realtà. E infatti, Kant sostiene proprio questa posizione. Kant è un convinto assertore della conoscenza scientifica e quindi del determinismo naturale. Kant
Tanto come tutti sanno, la conoscenza che viene presa nella scritta della cultura che Kant chiama costitutiva, perché costituisce il proprio oggetto come epistemologicamente valido per tutti, che chiama universale, è una conoscenza di tipo scientifico, è la conoscenza che per Kant sta alla base della scientifica. Le sue forme fondamentali sono spazio, tempo e causalità, che sono le forme fondamentali sostanzialmente della scienza fisica galileo-newtoniana. Anzi, in qualche modo, se vogliamo, scrive la critica della cultura anche per difendere la scienza newtoniana contro i dubbi sulla causalità sollevati in maniera molto soft dal moderato scetticismo di Hume, che già la causalità è soltanto una nostra attitudine. No, no, dice Kant, è proprio il nostro modo di pensare, che esprimere, sarà la causalità. Quindi, l'ultima parola di Kant, in un fatto di scienza o di natura, è determinismo radicale. Questo gioca. È una natura, non c'è nessuna forma di libertà. Tuttavia, abbiamo poi visto che Kant invece è oppositore del compatibilismo, che Kant è, diremmo oggi, un libertario. Sostiene la libertà come autodeterminazione del soggetto, abbiamo assunto come modello il della libertà di come si rimette in questo due cose si mettono insieme, sto sentendo la prima parte, perfettamente. E mettono insieme, se pensiamo, che sono due punti di vista sulla realtà. Presi ovviamente da secondo i punti di vista, sono presi da due posizioni diverse. Quali sono queste due posizioni diverse? Sono il mondo sensibile, il mondo dell'esperienza fenomenica, da un lato, e il mondo intellegibile, dall'altro. Ora Kant dice. L'uomo fa parte di entrambi, in quanto essere razionale, fa parte di entrambi questi mondi, in quanto essere sensibile è un pezzo della natura, in quanto essere però razionale fa parte del mondo della ragione, del mondo intellegibile. Sono due mondi diversi e l'appartenenza a questi due mondi diversi gli consente di avere appunto due diversi, tante due diversi punti di vista, a seconda che ragione e vedendo la realtà dal punto di vista del mondo più semplice, a seconda che invece lo considero dal punto di vista del mondo più intelligibile. Quindi la situazione con cui sono chiuso questa parte. Quindi egli ha due zwei Standpunkte daraus er sich selbst betrachtet und gesetzt des Gebrauchs seines Zeitbegriffs folglich alle seine Handlungen erkennen kann. Quindi due punti di vista sulla base dei quali egli può considerare se stesso e riconoscere le leggi dell'uso delle sue forze. E quindi di tutte le sue azioni. Quali sono questi due punti di vista? Questo è il punto. Einmal sofern es zu Sinnen der Gehör und der Natur Gesetze. Da un lato, in quanto appartiene al mondo sensibile, sotto le leggi della natura, determinismo. Zweitens, als zu Sinnen der Gehör unter Gesetzen, die von der Natur unabhängig, nicht empirisch, sondern nur in der Verordnung gegründet sind. Dall'altro lato, in quanto appartenenti al mondo intellegibile, sotto leggi che sono indipendenti dalla natura, non sono empirici e dipendono soltanto sono fondate soltanto nella ragione. Allora, visto in questo modo,
visto come elemento del mondo dell'Egitto e quindi indipendente dalle leggi della natura, l'uomo gode di un'autorità, di una autorità che non può essere compresa se non sotto l'idea della libertà, perché indipendenza dalle cause determinanti della natura, indipendenza dalle cause determinanti del mondo sensibile, è libertà. Io ora, questo è il punto, questo è il punto di vista storico di Kant, che può interessarci, non interessarci, piacerci o non piacerci. Quello che, di cui io mi vorrei soffermare è non tanto su questo punto di vista storico, ma sul modello concettuale, il modello teorico che sta sotto questa posizione. Il modello teorico che sta sotto questa posizione è contenuto nella discussione dell'epidemia della ragione, della cultura, e qui precisamente nella discussione della terza epidemia della ragione, che ricorda appunto la libertà. E questo è diciamo poi dato che con l'intervento di questa posizione verifichiamo con la seconda parte della conversazione. Grazie. Grazie. Come dicevo, io ritengo che per quanto possa essere interessante l'intuizione kantiana, che noi abbiamo visto nella citazione, nella produzione della metafisica, che tu mi ho letto prima, ciò che è più interessante, secondo me, è il modello teorico che sta alla base di questa posizione e che, secondo me, può essere di valore, con le dovute correzioni, anche della riflessione attuale. Questo modello teorico è contenuto nella discussione kantiana delle antonomie della ragione, che come tutti sanno fa parte della dialettica trascendentale, cioè della ragione. Allora, io mi scuso con i presenti, ma in mezzo di incertezza non devo lasciare nulla per scontato, e quindi dovrò esporre un attimo questa scrittura della discussione kantiana delle antonomie, dicendo delle cose che si sanno probabilmente sin dal liceo e quindi possono essere per di questo mi scuso molto. Però intanto che cosa sono le antinomie? Le antinomie sono coppie di proposizioni, direi molti con linguaggio più aggiornato, di enunciati che affermano l'opposto reciproco. Uno afferma la tesi, l'altro afferma la antitesi. E nella dialettica trascendentale della ragion pura, Kant presenta quattro antinomie della ragion pura. La prima antinomia riguarda l'infinità o non infinità del mondo, la tesi che il mondo all'inizio del tempo, nel tempo, è limitato nello spazio, l'antitesi di mondo è infinito nel tempo e nello spazio. La seconda antinomia riguarda invece la divisibilità del mondo, la tesi il mondo è composto di parti semplici, l'antitesi il mondo è divisibile all'infinito. La quarta antinomia, sappiamo come è la terza, la quarta antinomia nella sostanza riguarda il problema dell'esistenza di Dio, semplifico un po'. La tesi è che il mondo dipende da Dio come la sua causa necessaria, l'antitesi non c'è una causa necessaria del mondo come Dio. Soffermiamoci invece un momento sulla terza antinomia, che è riprodotta nella slide. La tesi è che la causalità della natura è di Einstein. Die Erscheinung der Welt
insgesamt abgeleitet werden können. Quindi la causalità, secondo le leggi della natura, non è la sola in base alla quale vengono essere dedotti i fenomeni del mondo dell'ordine. E si continua dicendo, esistono le causalità, lo schreibe, le quindi per poter spiegare questi fenomeni dobbiamo supporre anche una causalità secondo libertà. Quindi, in breve, ci sono le due possibilità, la necessità, la causalità necessitata della natura, ma la causalità libera, anche quella di una natura. E l'antitesi, al contrario, dice che si scambia finalmente come alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur. Non c'è nessuna libertà, ma tutto nel mondo avviene esclusivamente in base alle leggi della natura. Ora, la caratteristica delle antinomie della ragione, è che sia antitesi sono indimostrabili. E questo perché? Perché appunto sono antitesi della ragione. E che cos'è la ragione? La ragione di cui si parla non è la ragione che compare nel titolo dell'opera, cioè l'insieme delle facoltà umane di cui si fa la critica, ma è una facoltà specifica, è la ragione in senso stretto, è una facoltà specifica contrapposta ad un'altra facoltà specifica che è l'intelletto. Ora, mentre l'intelletto è la facoltà buona, diciamo così, che è la facoltà che consente, abbiamo visto, la conoscenza costitutiva, la conoscenza scientifica, la ragione invece si dà soltanto una parvenza di conoscenza. E la ragione di questa differenza è che l'intelletto fonda la sua conoscenza sui dati dell'esperienza o sui dati dell'esperienza e non si allontana dai dati dell'esperienza, mentre la ragione utilizza lo stesso schema, la schema del ragionamento cognitivo che usa l'intelletto, ma anziché applicarlo all'esperienza, lo fa girare a ruota, ovviamente, non lo applica alle sue esperienze e si crea con questo meccanismo. Si crea degli oggetti che non hanno rispondenza nella esperienza e quindi non è una vera conoscenza. La parvenza della conoscenza, perché il meccanismo è quello, ma non è vera conoscenza. Allora, per avvicinarci un po' al nostro discorso, però dobbiamo capire meglio allora, come funzionano intelletto e ragione. Come avviene la conoscenza costitutiva, cioè la conoscenza valida universalmente dell'intelletto. Avviene perché l'intelletto, dice Kant, procede per sintesi, cioè procede per unificazione dell'esperienza. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'intelletto procede unificando, mettendo insieme pezzi di realtà. Pezzi di realtà che vengono dall'esperienza. Innanzitutto le intuizioni, cioè le percezioni delle qualità delle cose, il marrone, il liscio, il freddo di questo foglio, che vengono unificati in un concetto empirico, il concetto empirico di foglio, e poi di nuovo i concetti empirici vengono unificati in giudizi empirici. Il foglio sorregge il giudizio. Ma come vedete, qui abbiamo sempre dei pezzi di realtà che vengono messi insieme da altri pezzi di realtà per comporre pezzi di realtà sempre più grandi, ma sempre pezzi di realtà. Abbiamo sempre una realtà parziale, non si arriva mai alla totalità, perché la totalità non è mai data dall'esperienza. Ora, la ragione, ecco, scusate, dimenticavo Kant. Esprime questa cosa nel suo linguaggio che io porto adesso in termini un po' fumettistici, Kant lo esprime dicendo che l'intelletto procede dal condizionato, che è una realtà finita, al condizionato e non arriva mai all'incondizionato, cioè non arriva mai a una realtà
non ha condizioni e che non ci è data dall'esperienza. La ragione, in base all'illusione dialettica a cui accennavo prima, che non abbiamo ovviamente più tempo per approfondire, ritiene invece che si possa passare dal condizionato all'incondizionato. Si possa arrivare all'incondizionato. Incondizionato in che senso? In due sensi. Il primo senso, che qui forse ci interessa di meno, è la totalità della serie dei fenomeni, la totalità della serie dei fenomeni. Cioè, andando sempre per unificazione progressiva, si dovrebbe arrivare a unificare tutta quanta la data. Ecco, la totalità della serie dei fenomeni. Ma ovviamente questo non è possibile, perché non cade mai così. Un altro senso, però, qui incondizionato, che a noi interessa forse più da vicino, è che l'incondizionato. Ecco, l'incondizionato come inizio della serie di. L'esempio che abbiamo fatto della libertà è appunto un incondizionato in genere. Abbiamo una causa iniziale che dà inizio a una serie causale, ma che non è a sua volta causata da cause precedenti. E questo anche è un incondizionato, perché questo ciclo iniziale non è condizionato da nulla. Abbiamo fatto l'esempio della libertà, ma possiamo anche fare degli esempi che riguardano il mondo fisico. Per esempio, quando diciamo che il mondo ha inizio all'inizio del tempo, stiamo parlando di un incondizionato di tutto genere, cioè c'è un tempo zero, da cui inizia il mondo, poi ci sarà il tempo di 1, di 2, di 3, eccetera, ma non c'è un tempo meno 1, 0, 1, perché il tempo zero è l'incondizionato da cui parte tutta la serie. Ora, anche questo caso però non è mai dato dall'esperienza. Kant dice che mentre il primo caso, lo so, quello della totalità della serie, è troppo, troppo grande per l'intelletto, perché l'intelletto si occupa sempre di cose date dall'esperienza, questo non è mai dato dall'esperienza, non diciamo mai a avere la totalità dei dati, questo secondo caso è troppo piccolo perché l'intelletto riesce sempre a pensare ad una causa che preceda un effetto. Quindi per l'intelletto non esiste mai un C che è incondizionato, un C che non è effetto di un C precedente. Questo è il punto. Ora, a questo punto, se veniamo e applichiamo questo al nostro problema, diciamo che non abbiamo un grande risultato, perché il risultato è soltanto che quindi queste, tutte le conclusioni a cui si giunge nelle antinomie, sia le tesi sia le antitesi, come tesi quindi quella sulla libertà, sono infondate. E che quindi cioè, non si riesce, non si riescono a dimostrare. Abbiamo la piccola soddisfazione di dire non si può dimostrare il determinismo, ma anche non si può dimostrare la libertà. Siamo in una posizione puramente negativa. Allora, da questa impasse si esce però perché, questo è un elemento dirimente, Kant mostra come ci sia una differenza radicale, appunto dirimente, tra le prime due antinomie, che chiama antinomie matematiche, che riguardano la descrizione del mondo in termini di quantità, quindi il mondo infinito, infinito, divisibile, indivisibile, eccetera, rispetto alle ultime due antinomie, che chiama dinamiche, potremmo dire mai perché, che riguardano la libertà e Dio, dobbiamo avere la libertà e Dio. Perché? Perché passiamo a due tipi di antinomie, perché nel caso delle antinomie matematiche,
L'incondizionato, dice Kant, viene cercato all'interno della serie di fenomeni empirici, cioè viene cercato all'interno del mondo empirico, sia che l'incondizionato venga inteso come totalità, cioè il mondo infinito, sia che venga inteso come inizio, una condizione non condizionata che dà inizio a una serie di eventi. Il mondo ha inizio nel tempo. In tutti e due i casi, tutti gli altri casi che riguardano queste due possibilità, l'incondizionato viene cercato all'interno dei dati sensibili. Diciamolo, usiamo un po' la canzone, diciamo che è però questo ci serve per capire meglio dove dobbiamo andare. Viene cercato con gli strumenti della scienza. Cioè, si chiede alla scienza di dare una spiegazione scientifica, quindi applicando il ragionamento ai dati dell'esperienza, per trovare una soluzione a questo problema. Questo è sbagliato, perché la scienza si applica sempre all'esperienza, qui l'esperienza non è la prima, perché non dà mai nessuna forma di condizionato, né nel primo né nel secondo senso. Quindi, dice Kant, nelle prime due antinomie, tanto la tesi quanto l'antitesi sono sempre false. False. Se noi passiamo invece alle antinomie dinamiche, scusa, Riccardo, dobbiamo passare. Ecco, se noi passiamo invece alle antinomie dinamiche, vediamo che l'incondizionato, per esempio, siamo ad esempio soltanto della libertà, per semplificare, la libertà come causa libera, non viene cercato. Ricordate la citazione che abbiamo letto prima della Fondazione della Democrazia? Non viene cercato nel mondo sensibile, ma viene cercato in una realtà diversa dal mondo sensibile, una dimensione diversa dal mondo sensibile, che è il mondo intelligibile. Quindi la soluzione a questo problema viene cercata al di fuori, questa è l'espressione che utilizziamo, al di fuori della serie di fenomeni. Interpretiamo di nuovo questa cosa nei termini che abbiamo usato nelle due antinomie matematiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questo caso la soluzione delle antinomie dinamiche per quanto riguarda l'incondizionato viene cercato al di fuori della scienza. Non si pretende di risolvere il problema con gli strumenti della scienza, cioè degli strumenti che consentono di unificare il metodo scientifico dato, l'esperienza data, attraverso strumenti scientifici, ma viene cercato in un mondo diverso al quale la scienza non ha accesso. Allora, in questo caso, dice Kant, le conclusioni di studio delle antinomie dinamiche possono essere cambiate. Nella misura in cui mi limito alle affermazioni che parlano della necessità del mondo sensibile, queste affermazioni, posso dire, non solo che possono essere, ma sono, perché obbediscono agli strumenti scientifici di analisi della realtà fisica. Nella misura in cui io fuoriesco dal mondo sensibile e quindi fuoriesco anche dallo strumento di descrizione scientifica della realtà per dare un altro tipo di descrizione, un altro stampo diverso, allora la tesi che esiste nella realtà, causalità libera, esiste la libertà, non nel mondo sensibile,
Può essere, può, perché no, funziona, no, funziona, però il punto, questo è importante, non è legittimo pensare che possa essere. Mentre nel primo caso le tesi, cioè la tesi e l'antitesi, sono entrambe false, in questo secondo caso possono essere entrambe vere, o meglio, quella che riguarda il mondo sensibile è vera e quella che riguarda il mondo intelligibile può essere. Che non contraddice questo principio. Ora, è chiaro qui che la posizione di Kant diventa un po' ambigua. Perché? Perché può essere vera, vuol dire che ho bisogno di un altro strumento per completare questo processo e dire è vera. Il modello teorico a cui abbiamo fatto riferimento, era il punto importante, che ho rivolto alla sostanza delle cose, vuol dire l'attenzione per certi problemi, si può immaginare uno schema di lettura della realtà, di descrizione della realtà che non sia percepito. Ecco, questo schema, se vogliamo implementare questo schema e arrivare a una conclusione positiva, che faccia passare dal può essere vera al è vera, dobbiamo trovare altri argomenti. Per trovare questi argomenti bisogna capire bene che cosa vuol dire allora questo mondo intellegibile a cui Kant fa riferimento quando dice questo è possibile, questa affermazione è possibile se usciamo dal mondo intellegibile e arriviamo nel mondo intellegibile. Allora, come soggetto del mondo intellegibile, si può intendere semplicemente l'uomo come soggetto morale, che ha leggi diverse da quelle che sono le leggi della natura, e allora in questo caso rimaniamo ancora all'interno di un dualismo metodologico. Dato il problema è questo, allontanarci dal dualismo metodologico di Kant, di Cartesio, per poi ci dobbiamo puramente veloce. Se pensiamo che questo vuol dire che l'uomo, come essere ragionevole, ha altri modi di pensare che non sono congrui con la conoscenza costitutiva, ma che comunque hanno il loro fondamento, questo può essere ancora una modalità metodologica di interpretare la posizione, perché stiamo sempre parlando di modi di conoscenza. Ma se diciamo che appartenere al mondo di un mento significa appartenere a una realtà diversa dalla realtà del mento, dalla realtà del singolo, allora qui reintroduciamo, diciamo, dalla finestra, quello che abbiamo fatto uscire un po', reintroduciamo la dimensione metafisica. E infatti questo vuole. Quindi Kant è un po' ambivalente. E quindi, in qualche maniera, in Kant, seppure in maniera più soft, più raffinata, se vogliamo, anche in Kant torna un po' a presentarsi il problema del fantasma della macchina. L'uomo, allora, la soluzione sta nel fatto che l'uomo appartiene a due realtà che interagiscono, per il punto è questo. Il punto è questo. Mi piace, no? Ecco, se poi diciamo, Carlo, notare l'altra. Causalità linea, ecco, la mia imperizia informatica non mi ha consentito di fare un'operazione molto semplice, che era quella di inserire una freccia tra causalità linea, in rosso e l'effetto. Quindi immaginate che ci sia la. Che vuol dire?
Kant effettivamente si pone il problema della connessione delle due realtà, anzi ci tiene moltissimo. Dice, guardate che la causalità libera deve essere perfettamente compatibile con la causalità fenomenica, con la causalità necessaria del mondo di fenomeni. Per cui dovete immaginare che la causalità libera agisce sulla serie dei fenomeni, quindi la causalità libera ha come effetto quella che è rossa, la quale poi però ha una causa di una serie causale necessaria, veramente. No? Se io faccio un gesto di liberalità e lascio una grande somma a una famiglia povera, questo cambierà tutta la storia economica, proprio concreta di questa storia. No? Il figlio di un genere delinquente, così via. E va bene, ma non solo. L'effetto fenomenico è grosso, oltre a essere causa di tutto quello che si è, deve essere anche spiegato come effetto fenomenico e fenomenico necessario di tutto quello che c'è, di tutta la parte che succede. È un po' complicato. È un po' complicato. Cambia un chiarito di e qui si vede la coincidenza che sia così, ma come possa? Anche qui è di nuovo fatta drammatica. Allora, soluzione è depurare completamente il dualismo, queste due standpunte, da una prospettiva ontologica e garantire la pura dimensione metodologica. No? Non si deve trattare di due realtà, ma di due, proprio soltanto di due modi di descrivere queste realtà, che non sono, quindi non entrano in conflitto. Ora, chi è, mi fa questo molto bene, lo fa questo molto bene, lo fanno i neocantiani, i neocriticisti, che più di loro gli strumenti di Kant, e però riescono a andare oltre. Ora, come ben sappiamo, il neocriticismo è un fiero avversario di ogni metafisica, proprio perché prende soltanto l'aspetto trascendentale della materia. È fiero avversario di ogni metafisica, metafisica spiritualistica, metafisica positivista, ma anche i residui della metafisica cristiana. E quindi trasforma quello che era ancora in campo, un po' ambivalente, in maniera ambivalente, un dualismo tra sì, due modi di due standpunte, ma anche due realtà, due ontologie, due cosmologie, ma anche due ontologie, in una posizione metodologica. Cioè, soltanto due modi di gestire la realtà, o meglio, come dicono i neocriticisti, due forme. Due forme. E allora, se noi vediamo, per esempio, Wilhelm Grindelwald sulla libertà del volere del 1904, stabilisce una netta contrapposizione tra conoscenza scientifica e conoscenza normativa, conoscenza etica sul campo del mondo. Quindi, dice, la conoscenza scientifica si propone di istituire una connessione legale, che stabilisce una legge tra i fenomeni, mediante la causalità necessaria, soggiunzione. Invece la conoscenza normativa, etica, si propone di valutare i fatti in base a criteri di valore, non c'entra niente con la causalità, il quale richiede, al contrario della causalità, richiede proprio il principio dell'autodeterminazione, cioè il principio della responsabilità, della libera responsabilità. Quindi sono due modi di pensare, sono due forme di conoscenza assolutamente indipendenti. E quindi ancora più chiaro è Cassirer, sperandosi poi di Rane, dall'altra slide, Cassirer nell'opera Determinismo e Indeterminismo nella fisica moderna del 1937, dice le azioni umane sono suscettibili di una duplice validazione.
Ecco, lì non ho corretto un errore di una duplice valutazione, ovvero una duplice forma di determinazione. Una duplice forma di determinazione. Importante che tu una determinazione, che viene usato qui non soltanto per il mondo fisico, il mondo causale, il mondo delle cause determinanti, ma anche per l'altra modalità di conoscenza. Ho già letto. Bravissimo. Allora, dice Cassirer, gli eventi temporali sono determinati, punto, determinati in base alla connessione causale. Invece, altro tipo, altro mondo di considerazione, di descrizione. Gli oggetti che sono gli oggetti di valutazione etica, la conoscenza normativa, se vogliamo, gli oggetti di valutazione etica sono determinati in base, ancora una volta, al concetto di dovere universale che presuppone l'autonomia della libertà, ossia che posso dire. Detto buono. Quindi, Cassirer parla esplicitamente di dualismo. Dualismo tra libertà e necessità. Ma non nel senso che ci siano due realtà in cui vincono rispettivamente la necessità naturale e la libertà, ma nel senso che ci sono due forme di conoscenza, due forme di determinazione della realtà, di valutazione della realtà, che ci portano a considerare così. Ora, questi due impianti categoriali, queste due forme di valutazione, dice Cassirer, non entrano in concorrenza, e questa è un'espressione molto importante, non entrano in concorrenza, perché appartengono a due differenti, a due dimensioni differenti, realizzate attraverso una differente sintesi del diverso. Notate che, come ho accennato prima, si usa il termine determinazione qui, anche, non solo per l'ambito naturale, ma anche per l'ambito normativo. E nello stesso modo che si parla qui di sintesi anche per l'ambito normativo, non soltanto per l'ambito diciamo costitutivo, naturale, scientifico, la sintesi che è questo è un sogno che si pone in chiedere, ma sintesi anche per la conoscenza normativa, sono che una sintesi diversa, cioè sono modalità diverse di pensare. Qui c'è una spiegazione in più rispetto a cioè, Kant diceva, da un lato penso, è un unico modo per pensare, è una sintesi dell'unità, cioè significare i dati dell'esperienza come cioè, la conoscenza distributiva, la conoscenza scientifica. Poi c'è l'altra alternativa, con riferimento al mondo intelligibile, il movimento, come in realtà non penso, non penso, no? Non riesco a usare veramente le categorie per sintetizzare qualcosa. Invece qui si continua a usare questa espressione della sintesi. È un'altra forma di pensiero. Non sono squilibrati. Sono sullo stesso piano, ma sono due cose diverse. Lo stesso piano di valore, ma sono due cose diverse. Ora, fin qui abbiamo parlato di dualismo. Forse, però, questo è un altro limite che bisogna superare. Teniamo conto che il neocriticismo è ancora imbevuto dalla prospettiva della dicotomia tra Geisteswissenschaft e Naturwissenschaft. Sono due modi che sostanzialmente di lavorare in realtà, quello della scienza e quello della non scienza. Quindi non si riesce a uscire tanto da questo dualismo. Qualcosa forse c'è in Cassirer.
verso il pluralismo, in chiave trascendentale nella filosofia del codice di Bohr, in chiave antropologica, nel saggio sull'uomo, ma sono anche in poesia, per operare in prospettiva dualistica. Però noi dobbiamo andare al di là di una prospettiva dualistica, perché è ovvio che la conoscenza normativa che i neocantiani contrappongono alla conoscenza scientifica non è la sola alternativa alla conoscenza scientifica, che è anche la modalità artistica o anche estetica di descrivere la realtà, che ha i suoi contenuti, un'esperienza assolutamente indipendente, tanto dalla scienza quanto dalla morale, no? E la descrizione religiosa della realtà è completamente diversa. C'è una descrizione storica, storico, uno dei temi caldi degli storici è la significato della progettà storica. La maggior parte dice: ma no, è vero, la progettà storica non c'è, è un residuo del passato, non è un residuo, ma sono progettà storica. La progettà che è centrale nell'operazione dei fenomeni scientifici non ha più il suo per gli storici. Scienze naturali, scienze sociali. Le scienze sociali ricorrono continuamente a categorie agenziali, intenzionali, quelle che la riteneva stata certa psicologia evoluzionista che dovrebbe eliminare, perché dicono se eliminiamo queste cose non si spiega più il mondo sociale. Quindi sono modi diversi di descrivere la realtà. Ora, tra questi modi diversi di descrivere la realtà, io ne avvio evidentemente per mia vita una conclusione, ne aggiungerei uno che è quello della esperienza esistenziale, della esperienza esistenziale, cioè quella esperienza che è il luogo della inoggettabilità, cioè quella dimensione dell'esistenza, dell'esperienza esistenziale, che come hanno mostrato tutti gli esistenzialisti della Chiesa in avanti, non è riducibile all'essere, all'oggettività dell'essere. È qualcosa che non può mai essere oggettivato, no? Se voi pensate, per esempio, a qualsiasi esperienza emotiva, gioia, odio, paura, sospetto, eccetera, sono qualcosa che può essere soltanto compreso da chi vive questo sentimento, e non può mai essere oggettivato completamente. Certo, poi ci sono le analisi psicologiche, sociali, sociologiche su questo aspetto, su questo sentimento. Il soggetto che vive il sentimento legge questi libri, capisce meglio magari qual è il suo vissuto e lo interpreta meglio, ma il risultato dà sempre una sua interpretazione, sempre un suo vissuto. Non si arriva mai a oggettivare l'esperienza esistenziale. Qualcosa di analogo, cioè la stessa cosa, secondo me, vale anche per la libertà. E qui possiamo vedere l'ultima slide, la libertà. La situazione di Carl Jaspers, nato di Utono, nel quel senso originario che non si può oggettivare, là è anche il grande della libertà. Cioè, è inutile cercare di rendere oggettiva la libertà, è inutile cercare quindi di fare i discorsi che fanno deterministi, antideterministi, eccetera, che cercano quindi di spiegare gli uni agli altri perché ci deve essere libertà, perché non c'è. Per questo non è possibile, perché la libertà è semplicemente una dimensione esistenziale inoggettivabile. E però
non vuol dire questo che non abbia una sua dimensione legittima come descrizione della realtà. E facevo il proposito, c'è anche fatto il proposito, ad esempio, il colore. La scienza ci insegna che nella realtà fisica non esiste il colore, si fa soltanto di mezza donna. E nessuno di noi dubita di questa cosa, che è super dimostrata. Però nella nostra esperienza esistenziale, delle vostre problemi esistenti. Sono realtà diverse dalla mezza donna, sono due realtà completamente indipendenti, ma altrettanto premiati, anzi, molto più premiati, e non solo nella vita che viviamo, nel senso che mi fermo al semaforo rosso di parlo del vero, ma pensiamo alle forme più alte dell'esperienza esistenziale, l'arte, l'arte senza colore, il l'arte. Questa cosa ovviamente vale per la dimensione acustica, la scienza si dice che esistono dei suoni, delle dimensioni acustiche che noi non percepiamo, sono completamente di fuori dalla sorgente di sentiamo. Se noi dovessimo ragionare di trattare di tutta la musica. Cioè, il nostro modo di percepire, di vivere la realtà è ovviamente condizionato da queste forme di decisione che sono legate alla nostra esperienza. Allora, voi mi direte che giustamente è messa una bella differenza tra la percezione dei colori e la percezione della libertà. Perché la percezione dei colori sarà sì soggettiva, ma nel senso che è pansoggettiva, cioè tutti quanti noi, d'accordo che i colori sono di dimensione soggettiva perché nella realtà ci sono quanto le stesse cose, ma sono di dimensione soggettiva che vale per tutti, meno che uno sia daltonico, che non abbia dei difetti di percezione sensoriale, tutti percepiscono bene più o meno nello stesso modo e lo vostro più o meno nello stesso modo. Mentre, l'abbiamo visto prima, non tutti hanno l'esperienza esistenziale della libertà. Qualcuno dice, no, io mi sento costretto. E così torniamo, questa è veramente ancora la conclusione, difatti, la conclusione quindi logica è che anche attraverso la strada che ho tentato, cioè quella dei diversi standpunti della realtà, tra i quali vi invito a considerare anche l'esperienza esistenziale, e questo non è una prova, attraverso questo discorso, io non arrivo a provare l'esistenza della libertà, torno al punto di indipendenza. Io posso provare soltanto che l'esperienza della libertà è un modo legittimo di descrivere la realtà accanto ad altri modi legittimi. Da cui io ovviamente prima di tutto lo scientifico. Perciò che la conclusione a cui vorrei dare è semplicemente che ecco, la certezza è negativa. La certezza negativa è che non è vero che esista un monismo ontologico e di conseguenza meteorologico, come quello spesso proposto dai scienziati o dai scientisti, per cui c'è una sola realtà che è descrivibile in un solo modo, che è quello della scienza. Questo monismo fisicalistico che ci impedisce di interpretare la realtà in maniera diversa, anzi di descrivere la realtà. Io preferisco descrivere, a interpretare, perché vengo
che la cosa che si è interpretata nella direzione relativistica. Rinunciamo, non ci sono fatti, in questa situazione non ha niente a che vedere con questa posizione. Ci sono più modi di descriverla. La realtà può rimanere una, poi, ma l'accesso alla realtà non è unico. L'accesso alla realtà è molteplice. Tra questi molteplici accessi c'è, se vogliamo, che possiamo concedere una mia pronunciata, quello scientifico, ma è uno, sono tanti. Ed è un modo di procedere che non può impedirci di interpretare la realtà in modo diverso, anche conflittuale. Cioè, se le neuroscienze mi dicono che non c'è libertà, che tutto è determinato da un processo neuronale, le emozioni sono determinate da un processo neuronale, io posso riconoscere questo come vero, su un piano scientifico, indiscutibile, ma questo non toglie che un piano diverso. In teoria, la soluzione si pensava per la libertà di studiare, altrimenti non agirei più nel modo in cui esisto, non mi abbandonerei semplicemente all'accademismo scientifico. Esattamente così come so benissimo che nella realtà fisica non c'è il verde, non c'è il rosso, però il verde e il rosso ci sono, e quando vanno alla luglia date, ritratto il cielo, che ci siano il verde e il blu. Altrimenti, tutta la mia esperienza artistica sarebbe vanificata. Quindi, conclusione, non si può dimostrare la libertà. Ecco, questo è quello che è un partito nel quale ci sono diversi, che sono salvare sia il determinismo che il libertarismo, ma su diversi piani. Questo non vuol dire, conclusione, non è che con questo abbiamo dimostrato l'esistenza della libertà almeno sul piano, ma si può confutare la concitazione della libertà, questo si può confutare la prospettiva analitica del fisicalismo che dice di una situazione, per quello che volete, fisicalistica, per cui la libertà non c'è. Questo non deve essere. Si deve difendere la molteplicità delle descrizioni, tra cui quella esistenziale, così come quella scientifica. E quindi concluderei con le parole che il Bardo mette in bocca a Kant, per ammonire Osvaldo, che abbiamo mancato di rispetto a Deriva, I teach you business. Che la difference è più importante del sales, almeno in filosofia, ma forse non è stato più importante. Grazie.